Ciao, sono dell'Aquario, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che vi succederà nella settimana che va dal 21 al 27 settembre 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Ricordatevi, le energie possono essere reversibili, per cui se sentite che io parlo dell'altra persona anziché di voi, dovete prendere come risuona. Qual è l'energia del presente dell'Aquario dal 21 al 27 settembre 2020? Qual è la sfida per l'Aquario? Cos'è la base di tutto? Cos'è la base di tutto? Su cosa si focalizza l'acquario? Tantissime cose. Cosa è accaduto nel recente passato l'acquario? Cosa sta per accadere nel prossimo futuro l'acquario? Cosa sta per accadere? Qual è l'approccio dell'acquario alla situazione? C'è la stella sotto che rappresenta proprio l'acquario. Quali sono i fattori esterni? Quali sono i fattori esterni? Quali sono le speranze o le paure dell'acquario questa settimana? Qual è il risultato? Qual è il risultato? Ok, questo lo devo prendere così. Fondo del mazzo c'è la carta del Cavaliere di Coppe che parla di comunicazione in arrivo, una proposta, un'uscita. Si può trattare di una proposta d'amore oppure di qualcosa che vi fa star bene dal punto di vista emotivo. O semplicemente qualcuno che vuole comunicare, esprimere qualcosa e lo fa verso di voi. Ovviamente i ruoli possono essere anche reversibili, per cui prendete come risuona. Come energia del presente c'è la carta del Re di Bastoni che parla di una persona che è nel suo potere, è una persona che è forte, sicura di sé, determinata, entra in azione, ha una visione, la vuole perseguire. La vostra sfida è rappresentata dal 7 di coppe con il Re di Denari, quindi c'è una decisione che voi dovete prendere e dopodiché dovete entrare in azione. E penso che questa decisione vi possa in qualche modo confondere, o perché non vedete chiaro riguardo una specifica faccenda, oppure perché avete diverse scelte o opzioni a disposizione. E penso che voi sceglierete specialmente da un punto di vista pratico, quindi ciò che praticamente vi conviene maggiormente valutando i pro e i contro della situazione dal punto di vista della praticità. Per alcuni si può trattare di una questione lavorativa, quindi è possibile che nell'ambito del lavoro voi vi troviate in una situazione che o è confusa, oppure ci sono delle decisioni importanti che dovete prendere e queste decisioni le prenderete valutando appunto l'aspetto pratico della faccenda. Se invece questo ha a che fare con l'amore, alcuni di voi potrebbero avere diversi pretendenti o diverse opzioni a disposizione e voi volete scegliere quella che vi dà un senso di maggiore stabilità. E questo si può applicare a qualsiasi altra situazione, però insomma quello che vedo è che voi volete scegliere la stabilità o comunque qualcosa che vi dà maggiore tranquillità, maggiore sicurezza. Alla base di tutto c'è la carta del 6 di spade che parla di un allontanamento, quindi qualcuno si potrebbe essere allontanato dall'altro, ci potrebbero essere stati dei conflitti o delle situazioni abbastanza turbolente e c'è stato il bisogno di allontanarsi. In testa alla lettura c'è la carta della regina di spade, del 7 di spade, del 7 di bastoni e del 3 di spade, cioè qui chiaramente c'è qualcuno che ha sofferto tanto per come un'altra persona si è comportata e la persona che ha sofferto ha capito con chi aveva a che fare, ossia con qualcuno che agiva di spalle, qualcuno che mentiva, in alcuni casi tradiva, ci potrebbero essere infatti relazioni a tre che sono coinvolte e la persona che si è resa conto di questo, si può trattare dell'acquario oppure dell'altra persona, insomma, prendete come risuona, ha deciso praticamente di fare dei tagli e di dire basta e quindi poi di opporre resistenza all'altra persona. E quello che vedo è che appunto qualcuno si focalizza su questo. Quindi se è stato l'acquario a fare dei tagli, si focalizza sul fatto che ha fatto dei tagli nei confronti di qualcuno, è stata una decisione che è stata dura, è stata difficile, ma necessaria. Se invece è l'acquario che si è comportato in quella maniera lì,
e si è fatto avanti verso qualcuno che l'ha rifiutato di recente, allora l'acquario si focalizza sul fatto che quella persona l'ha tagliato fuori. Nel recente passato c'è la carta del diavolo e questo sta ad indicare che di recente ci potrebbe essere stata una situazione in cui si è sviluppata un'ossessione oppure un attaccamento, una dipendenza nei confronti di qualcuno o di qualcosa, al punto tale da avere dei pensieri costanti e fissi riguardo una persona oppure una situazione. Nel prossimo futuro c'è la carta del 4 di spada al contrario, che potrebbe indicare che voi vi potreste risvegliare da una determinata situazione, nel senso di vedere le cose in maniera più chiara. Il 4 di spada al contrario potrebbe anche indicare una persona che non riesce però a riposarsi oppure a risanare le proprie ferite. Andremo poi a chiarire perché il vostro approccio è quello del Papa e ho visto che sotto c'era la stella, quindi qualcosa mi dice che voi state attraversando una importante lezione spirituale e vi dovete riprendere da qualcosa che potrebbe essere stato duro e doloroso per voi affinché poi possiate crescere dal punto di vista spirituale. Come carta dei fattori esterni c'è la carta del cavaliere di bastoni, quindi qui si conferma l'arrivo di un cavaliere, perché abbiamo visto prima quello di coppe, quindi c'è qualcuno che si sta facendo avanti a grande velocità. Ovviamente si può anche trattare di voi in alcuni casi se volete farvi avanti verso qualcuno. Come carta delle speranze o delle paure c'è quella del 2 di denari. Voi avete paura di non essere capaci di prendere una decisione e avete paura di restare in una sorta di situazione sospesa dove non sapete neanche voi cosa fare. Quindi ci sono delle scelte che dovete compiere e volete prendere appunto questa decisione. Come carta del risultato c'è la carta del 5 di bastoni al contrario. Se ci sono stati dei conflitti, vedo che si arriverà alla risoluzione degli stessi, quindi non ci saranno più conflitti con qualcuno, perlomeno durante questa settimana. Il 5 di bastoni al contrario potrebbe anche indicare che laddove prima c'erano delle situazioni che sembravano essere complicate, adesso tutto sembrerà più semplice. Andiamo a fare i chiarimenti. Perché c'è 7 di coppe? Perché c'è 7 di coppe come carta della sfida? Allora, c'è la carta della torre e la carta del 3 di spade. Quindi questa decisione che voi... Ok, ho capito per alcuni che cos'è questo. Allora, ci potrebbe essere stato un evento inaspettato, qualcosa che voi non vi aspettavate che è successo di recente, che vi ha portato del dolore e appunto ad un allontanamento anche di corsa qui. Questa cosa vi ha destabilizzato e vi siete trovati nella condizione di dover agire subito per prendere una decisione. Vedo che questa decisione la dovete prendere comunque questa settimana qua. Ci sono degli acquario che potrebbero essere dei narcisisti, ovviamente questo non vale per tutti, però in quella circostanza è possibile che ci sia qualcuno che ha deciso di non avere più a che fare con voi. E voi che vi siete fatti avanti verso quella persona pensavate che la cosa insomma sarebbe andata a buon fine, ma non è stato così. Quindi quello che è successo è che la cosa vi ha scioccato e che subito dovete andare a vedere altre opzioni per mantenere quell'approvvigionamento narcisistico che vi serve, come se ci fosse il bisogno immediato di andare subito a vedere un'alternativa. Per altri invece si può trattare di una notizia che vi potrebbe aver colto di sorpresa di recente o di un evento, di un cambiamento, di qualcosa e adesso c'è bisogno praticamente di entrare in azione, di prendere una decisione che vi porti maggiore stabilità. Adesso vediamo perché c'è il 4 di spada al contrario. C'è la carta della giustizia e la carta dell'8 di spade. Vediamo ancora perché c'è il 4 di spade. C'è la carta del 6 di coppe con la carta del 6 di bastoni. Vediamo ancora perché c'è il 4 di spade. C'è la carta dell'8 di denari con la carta del 6 di bastoni. Ci potrebbe essere qualcuno che vuole avere una riconciliazione con una persona del passato e ci vuole praticamente lavorare sopra per non sbagliare. È possibile che tra voi e questa persona ci sia stata un'assenza di comunicazione per un periodo ed è come se praticamente la cosa si ravvivasse. Allora, per quegli acquario che sono narcisisti,
Quello che vedo è che qualcuno vi ha rifiutato e voi dovete andare per forza verso qualcuno del passato per avere questo approvvigionamento. Non lo so perché, ma è un messaggio che risulta forte. Per altri di voi invece potrebbe essere che abbiate a che fare con un narcisista che vuole ritornare, però non è detto che sia un narcisista, può essere anche una persona del passato che non sentivate da tempo ed è come se qualcuno volesse lavorarci sopra. Vediamo ancora questo 4 di spade al contrario. C'è la carta dell'imperatrice con il cavaliere di spade, quindi questo significa che sì, c'è questa comunicazione che praticamente arriva, guardate qua. Ci sono ben due cavalieri, quello di coppe con quello di denari, con la carta del diavolo. Attenzione perché dietro questa energia, diciamo, si nasconde qualcosa che potrebbe essere tossico per alcuni di voi. Allora, se voi non siete delle persone narcisiste, quello che vedo è che qualcuno del passato potrebbe farsi sentire, perché è chiaro, qui ci sono diversi cavalieri, si può anche trattare di più pretendenti che conoscete questa settimana, non per forza qualcuno del passato, oppure ci potrebbe essere tra questi qualcuno del passato, però il discorso è che c'è una persona o più persone che sono interessate a voi, questo è quello che vedo, perché vogliono avere una crescita nell'ambito di questo rapporto. E voi stessi che magari prima non uscivate oppure eravate più isolati, adesso volete uscire, volete in qualche modo vedere che cosa c'è in giro. Il discorso però è che dietro qualcuno ci potrebbe essere un'energia che è tossica, quindi attenzione. Mentre per quelli acquario che sono narcisisti, quello che penso è che voi abbiate avuto un rifiuto da parte di qualcuno e adesso volete correre verso qualcuno del passato in particolare. E ci volete lavorare sopra perché non potete sbagliare e volete far credere a quella persona di volere fare le cose serie quando in realtà non è così. Adesso vediamo perché c'è il Papa. Perché c'è il Papa? Perché c'è il Papa? Perché c'è la carta del Papa? Allora, sulla carta del 7 di denari, del sole e la carta del 4 di spade. Allora, per quelli di voi che stanno cercando di riprendersi, perché c'è stata questa grande trasformazione o comunque questa lezione spirituale che state attraversando, vedo che ci state lavorando sopra. Per ritrovare la vostra serenità e la vostra felicità. Per altri di voi, e parlo di quelli che sono narcisisti invece, quello che penso è che voi state meditando come fare per in qualche modo convincere l'altra persona che le cose siano più serie, in modo tale da avere un responso praticamente favorevole. C'è la carta dell'appeso con la carta del fante di bastoni, quindi questa è l'attesa prima di comunicare oppure di farsi avanti. Per altri di voi invece potrebbe indicare che voi siete in attesa prima di esplorare nuove situazioni, conoscere qualcuno di nuovo e cose varie. Vediamo perché c'è il 5 di bastoni al contrario. C'è la carta del re di coppe con la carta del mondo. Vediamo ancora perché c'è 5 di bastoni al contrario. Perché c'è 5 di bastoni al contrario. C'è la carta del 5 di denari con la carta del 7 di bastoni. Vediamo ancora questo 5 di bastoni al contrario. C'è la carta del 3 di denari con la carta del folle, cioè chiaramente qui c'è una persona che vuole lavorare sul rapporto dove ci sono stati dei conflitti. Io non penso che si tratti di qualcuno di nuovo, sono sincera. Nonostante ci sia la carta del folle, penso che si tratti di qualcuno con cui già ci sono stati dei conflitti. Non per forza si deve trattare di amore, si può trattare di un rapporto di famiglia, di amicizia oppure di lavoro. Ci potrebbero essere stati con qualcuno dei problemi, c'è stata della freddezza. Però vedo che qualcuno praticamente ci vuole lavorare sopra. Vediamo ancora questo 5 di bastoni al contrario.
Allora, c'è la carta della 10 di coppe sul fondo del mazzo e poi ci sono tantissime altre carte. C'è la carta del 7 di spade, la carta del fante di coppe, fante di bastoni, quindi chiaramente questa è la comunicazione che arriva. C'è la carta del 2 di denari, del 9 di coppe e della regina di coppe. Allora, nell'ipotesi in cui l'acquario non è un narcisista, io vedo che comunque in arrivo la comunicazione da parte di qualcuno che non è molto affidabile, ve lo dico proprio chiaramente. Questa persona vi potrebbe destabilizzare e vi potrebbe confondere. Da una parte vi potrebbe far piacere, però allo stesso tempo non sapete se sia la cosa giusta da fare, quella di parlare nuovamente a quella persona oppure no. Se l'acquario invece è un narcisista, quello che vedo è che vuole lavorare sul rapporto dove c'è stata freddezza in passato, dove ci sono stati dei conflitti, ci sono stati dei litigi, vuole chiedere scusa e penso che l'altra persona voglia effettivamente esplorare questa situazione, anche se dentro di sé è combattuta. È combattuta perché ha paura che si ripresenti da capo lo stesso problema del passato, però ciò non toglie che è felice del fatto che l'acquario si sia fatto risentire. Adesso vediamo di avere degli oracoli per il segno dell'acquario. Allora, riconosci il tuo valore sul fondo del mazzo. Ci sarà una chiusura, forse già c'è stata per alcuni di voi. Fidati del tuo istinto, quindi fidatevi dell'istinto perché ci sono dei segreti dietro questa offerta d'amore. Quindi qualcuno si farà avanti e ci potrebbe essere stata già una chiusura con questa persona in passato. Non posso escludere che ci sono delle persone che non ne vogliono sapere niente, però anche se non ne vogliono sapere niente, quello che penso che comunque farà piacere è che l'altra persona si è fatta avanti. E la cosa potrebbe destabilizzarli. Il discorso è che si devono fidare del loro istinto quando si tratta praticamente di quella persona e devono riconoscere il proprio valore per farsi rispettare. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno dell'acquario. Allora, segui la tua intuizione, non ignorare i segnali d'allarme di quella persona e hai tutto quello che ti serve, non ti fermare. Quindi dovete fare attenzione a qualcuno che si vorrebbe avvicinare questa settimana. Se poi si tratta di voi, è l'altra persona che deve fare praticamente attenzione. Fatemi sapere se ha risuonato con voi. Io vi ringrazio per aver visto il video. Ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!